negli anni 70 ha Giovanna Lina condotto Crotone, battaglie vocali per la mercoledì democrazia 21 contro il marzo dramma. 2012. Andrea è la più forte, quella che comanda Siamo proprio in una Adriano sala Sarno. È stato qui a ucciso nel Cirò Marino 1980, il per primo la omicidio 17ª eccellente edizione della della giornata nostra terra. della memoria Purtroppo, fino e al dell'impegno momento in cui nel questa ricordo strage è delle stata vittime recuperata, innocenti delle mafie. è la nostra caduta nell'oblio. Noi diciamo sempre che siamo indietro come anti-ndrangheta in Calabria, e questo è dimostrato dal fatto che una storia come quella di Valarioti, che non per fare classifiche stupide e inutili, ma che vale come nell'immaginario, come impatto emotivo, una storia come quella di Peppino Impastato, ecco, noi calabresi non la sappiamo diciamo, Dopo elevare l'intervento a referente del esempio, non di Libera, a modello, del perché presidio di Libera, guardate, Ciro Marina, sta parlando con un giornalista di eroi, Reggio Calabria. Bisogna anche avere i paura, i nomi sono una frana, sano, autore del ma libro Dimenticato. Bisogna avere degli esempi. L'esempio è lampante, cioè ognuno di noi ha un ruolo, se lo sceglie. Quando si vive questo ruolo bisogna viverlo nel modo giusto. Il modo giusto è che ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve prendersi la sua responsabilità, anche se si va incontro a dei rischi, si va incontro a dei pericoli. Come fare per superare la paura? Che ripeto, comunque ci deve essere. Bisogna stare insieme. Per questo a me piace molto il nome Presidio, che Libera ha deciso di dare ai tanti puntini che si accendono in tutta Italia, perché Presidio vuol dire esserci, no? È presente il sindaco Sciliani, questo per il video. Legami prima. Legarsi su tutto il territorio, costruire una rete. E questi presidi, secondo me, sono una risposta che giusta di spalle. A quella che è stata per decenni una grave dimenticanza, torniamo alla parola dimenticati, di tutta l'Italia, di tutto il paese. Perché finalmente si comincia a inquadrare la questione dell'andrangheta come un problema nazionale, lo ripeto in questi mesi, di cui non conosco il nome. I magistrati della DDA di Reggio Calabria, anche e poi ci sono gli alunni, alcune classi dell'istituto Vangale, quelli più grandi, purtroppo pezzi interi prima, di territorio quando di paese, livello, ma prima sono aperto, sono intervenuti a limitata, anche a alcuni bambini mafosa. Del primo circolo Don Bosco di Ciro Marina. Fanno in modo di ribaltare, di destrutturare, di diciamo correre ai ripari rispetto a questo abbandono del territorio. Presidi di democrazia e di giustizia e anche di identità. Secondo noi, l'identità è una cosa fondamentale. Ecco perché abbiamo deciso come Stop Ndrangheta, che è un archivio che si occupa di recuperare la memoria dell'andrangheta e dell'antindrangheta e del legato a Libera. Ecco perché come Stop Ndrangheta abbiamo deciso di lanciare questa campagna che si chiama Un'Endrina. Ecco, questo è il senso di questo flyer dell'adesivo che avete visto prima, vi è stato dato. Perché dobbiamo costruire una identità nostra, un'identità di calabresi forte, che sappia essere alternativa a quella delle mafie, che sappia dire con chiarezza quali sono i valori che dobbiamo seguire. Secondo noi questa identità deve basarsi su degli esempi, che sono gli esempi di quelli che chiamiamo la meglio gioventù calabrese, e sono le vittime. Torniamo al senso del nostro libro, del nostro lavoro, al senso di Libera, poi, perché in fondo è questa la cosa più importante dell'associazione Libera, cioè quella di aver messo insieme i familiari delle vittime delle mafie, di tutte le mafie, quindi non solo dell'andrangheta. Ecco, recuperare queste storie. Io ieri ho ridato un'occhiata al libro, perché sapete, sono 300 storie, è difficile ricordarle tutte, per vedere se anche in questo territorio ci sono delle vittime che
che vanno ricordate. Purtroppo, come tutta la Calabria, ce ne sono parecchie e ci sono anche delle storie particolarmente efferate. Nel Crotonese sono stati uccisi bambini. L'ultimo, la storia più eclatante che voi tutti conoscete è quella di Totò Gabriele, che è stato ucciso in un campo di calcetto mentre giocava con suo padre, è stato ucciso in un agguato. Sono andati lì, hanno sparato a colpi di fucile e per fare una cosa eclatante non si sono curati, diciamo, di chi potesse essere colpito. E il povero Totò è morto a 11 anni dopo una lunga agonia. Ma non è l'unico, sono stati uccisi anche altri bambini nel Crotonese. Salvatore Feudale nel 1973, durante un agguato della Faida, ma anche due bambine, Maesano Graziella e Maesano Maria. Ecco, vedete, questi cognomi non credo che siano sconosciuti. Sono cognomi che in questa terra tutti conoscete, però avevano 10 anni e 9 anni. Magari erano figli mafiosi, anzi, sicuramente. Però ecco, morire a 9 anni e 10 anni non è una cosa che trova una giustificazione di nessun tipo. E solo questo fatto ci fa capire come quando si parla di 'ndrangheta si dicono tante falsità. Ecco, non è vero che si ammazzano da soli, non è vero che la 'ndrangheta non uccide le donne, non uccide i bambini, questi sono i nomi. Non è vero che è una cosa che non ci riguarda tutti, si può morire anche affacciandosi al balcone. È successo sempre nel 1973 a una signora che si chiamava Maria Giovanna Elia. Stava al balcone, stava facendo i servizi, non si sa, e c'è stato un agguato e una pallottola vagante l'ha stroncata. Si può morire anche in pizzeria, è successo due volte nel Crotonese. Ferdinando Chiarotti si chiamavano e Francesco Scerbo. Si può morire anche perché, Continua mentre sei la alla relazione guida della tua del macchina, con tua giornalista, moglie e autore due Dimenticati, figli gemelli in appena questa nati, importante stai tornando a giornata casa, che è si tiene in tutta un'altra avventura Italia e anche affetta qui a Cirano perché sta Marino, fuggendo nel da un Crotonese. agguato appena compiuto. Siamo a Mesolaga nel 2000. Tu sei lì e blocchi la strada e allora ti sparano a colpi di Kalashnikov, la tua macchina va fuori strada, tu muori.